Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. Si avvicinano le elezioni amministrative e quest'oggi un tour elettorale del segretario del Partito Democratico Enrico Letta in Abruzzo, che è venuto a sostenere appunto i candidati sindaci di centrosinistra. Letta ha inaugurato questa mattina anche il nuovo comitato del PD di via Tiburtina a Pescara. Allora, vediamo il suo tour elettorale, ascoltiamo le sue dichiarazioni nel servizio di Paolo Renzetti. Tutto lo Stato Maggiore regionale del Partito Democratico ha accolto questa mattina nel nuovo comitato di via Tiburtina a Pescara il segretario nazionale Enrico Letta, che ha salutato i dirigenti del PD soffermandosi sulle prossime amministrative. Il segretario Letta ha speso parole importanti soprattutto per la candidata all'Aquila Stefania Pezzopane. L'Abruzzo per noi è terra importante, fondamentale, anche e soprattutto perché si vota l'Aquila, l'Aquila con una candidatura per noi importante di un grande personaggio nazionale nostro come Stefania Pezzopane, alla quale tutti vogliamo molto bene e tutti crediamo che possa fare una bellissima campagna elettorale, quindi sono a suo sostegno, ma sono anche molto contento di poter aprire una nuova sede regionale. Per noi è un segnale molto importante, il Partito Democratico apre le nuove sedi, il Partito Democratico ha nuovi iscritti, il Partito Democratico si rilancia, fa tante agorà democratiche. Letta non ha usato poi mezzi termini nel criticare l'azione della Giunta Marsilio, auspicando nel 2024 il ritorno al governo in Abruzzo del centrosinistra. Noi guardiamo alle elezioni regionali del 2024 con fiducia e speranza, perché vogliamo lavorare in vista di quell'appuntamento, vogliamo arrivarci questa volta preparati, ma sono convinto soprattutto che l'Abruzzo debba voltare pagina, perché questa giunta regionale è una giunta regionale che ha tolto l'Abruzzo da qualunque dinamica di centralità, di sviluppo, con una occasione straordinaria qual è quella dei fondi europei del PNRR. L'Abruzzo oggi è marginalizzato e noi crediamo invece che per il bene del nostro paese e per il bene dell'Abruzzo sia necessario riportarlo al centro. Domenica 28 agosto il Papa sarà all'Aquila per aprire la Porta Santa e il Giubileo di Celestino V nella Perdonanza del 2022. Il programma, comunicato dal Vaticano, prevede la partenza del Papa in elicottero alle ore 8, l'atterraggio nello stadio Gran Sasso di L'Aquila è previsto per le 8:25, quindi il Papa si trasferirà in auto a Piazza Duomo, dove sarà accolto dal Cardinale Petrocchi, dall'Arcivescovo dell'Aquila, da Marco Marsilio, il Presidente della Regione, dal Prefetto Teresa Torraco e dal Sindaco Biondi, accompagnato dal Sindaco Biondi o eventualmente il suo successore, visto che si rinnoverà il Consiglio Comunale Aquilano nei prossimi giorni, e sarà accompagnato per l'appunto dal Cardinale Petrocchi. Il Papa entrerà in Duomo per una visita privata e alle 9:15 sul Sagrato del Duomo Papa Francesco rivolgerà un saluto ai familiari delle vittime, alle autorità e ai cittadini presenti in piazza. Al termine è previsto il trasferimento in auto alla Basilica di Santa Maria in Collemaggio, dove alle 10 celebrerà la messa, alla quale seguirà la recita dell'Angelus. Quindi si svolgerà il rito dell'apertura della Porta Santa e alle 12:30 il Papa si congederà dalle autorità locali e si trasferirà fino allo stadio, dove appunto tornerà in elicottero in Vaticano. Ma ora occupiamoci di sanità, perché il vicepresidente del Consiglio regionale Pettinari è tornato a protestare davanti all'ospedale di Pescara e quest'oggi addirittura si è incatenato. Vediamo. Sì, oggi è un giorno di dolore, di estremo dolore, perché stiamo denunciando questo caso, ma è l'ennesimo caso. Ogni giorno io ricevo telefonate di persone che mi dicono sono state costrette a liste d'attesa infernalmente lunghe, anche 24 ore d'attesa in pronto soccorso, voi immaginate, 24 ore d'attesa è veramente vergognoso, e poi c'è chi muore, come quel signore che l'altra notte abbiamo sentito la testimonianza, dopo che aveva
aspettato 7 ore, l'ultima telefonata, stava alzando, magari prendendo il telefono per chiamare i parenti per l'ultima telefonata, è deceduto. Ecco, così non si può morire così. Allora, qual è il problema? Mancano i medici in pronto soccorso. Questo è il vero problema. Come si risolve questo problema? Perché i medici non vogliono andare in pronto soccorso? Perché il pronto soccorso si rischia, e quindi cosa chiedono? Una cosa giusta: di essere pagati di più, un incentivo economico. Basterebbe trovare 500 euro in più da mettere sulla busta paga dei medici di emergenza urgenza che vanno in pronto soccorso, e vedrete quanti accetteranno gli avvisi, i bandi, e andranno a lavorare in pronto soccorso. Allora, la domanda che mi pongo io: com'è possibile che si trovano 10 milioni di euro per il ritiro di una squadra di calcio, la Regione Abruzzo, perché la Regione governa la sanità, e non si trovano 500 euro in più da mettere sulla busta paga di quei pochi medici che servirebbero in pronto soccorso per erogare le cure? Allora, non c'è giustificazione. Questa è una denuncia forte, sono costretto a gesti eclatanti, e sono sicuro che se tutti facessero questi gesti eclatanti si potrebbe trovare in 48 ore questi 500 euro in più. Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri è stato assolto dal Tribunale di Pescara, dal giudice Francesca Manduzio, perché il fatto non sussiste in merito a una indagine che ipotizzava il reato di corruzione elettorale. La sentenza emessa ieri dal giudice monocratico aveva visto il via nel 2020 e ipotizzava condotte relative a comportamenti a partire da gennaio 2019. La procura pescarese aveva chiesto per Sospiri la condanna a 1 anno. Con lui assolti anche gli altri imputati, Vincenzo Dogali e Alessio Monaco. Sono molto soddisfatto di apprendere dell'avvenuta assoluzione del presidente Sospiri. Il tribunale ha preso atto dell'inconsistenza del capo d'accusa. Spero che la conclusione positiva di questa vicenda restituisca serenità al presidente Sospiri. E questo lo ha detto il presidente Marco Marsilio. Spostiamoci nella Marsica, dove sta generando polemiche la destinazione da parte di Regione Abruzzo di parte dei fondi da ricavare dalla vendita del Covalpa, dal finanziamento di un bando per le Azzu. Il consigliere regionale Angelo Sante prova a fare chiarezza e afferma che tutto il ricavato sarà investito nel territorio marsicano. Si parlava all'epoca di circa 8 milioni di euro e qualcosa. In quella delibera che ho mostrato e che è pubblicata ovunque, ci sta chiaramente qual era lo scopo di quel governo regionale, ed era quello di utilizzare tutti i fondi per tutta una serie di operazioni nell'interno territorio regionale, tra cui il finanziamento delle proloco, il rifinanziamento di qualche legge, eccetera, eccetera. Per gli interventi nella Marsica, in quella proposta erano state previste soltanto 700.000 euro. Questa nuova delibera dei 7.125.000 euro che, diciamo, si prevede di incassare dalla vendita del Covalpa, che tra l'altro è ancora in atto, questi fondi restano per intero in Marsica. La regione però ha una necessità, che è quella di partecipare ad un bando del Ministero per finanziare le Azzu. Questo bando, che prevede un finanziamento per la regione di 24 milioni di euro che vengono dal governo, prevede una compartecipazione della regione percentuale di 2 milioni e 900 mila euro. Allora, nella delibera che è stata votata, si è stabilito che nel momento in cui viene venduto il Covalpa, 2 milioni e 900 mila euro dei 7 milioni e 125 mila euro vengono temporaneamente, lo ribadisco, temporaneamente utilizzati per finanziare quella compartecipazione per avere i 24 milioni di euro, e se si ottiene il finanziamento ritornano immediatamente nella disponibilità del Fucino. Qualora non si ottenga il finanziamento, comunque restano nella disponibilità del Fucino. Il piano di investimenti ribalterà completamente la città. E il commento del sindaco di Silvi Scordella riguardo l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, mentre mercoledì il Consiglio Comunale dovrà approvare il consuntivo.
comunque in proiezione nei prossimi anni sarà veramente un piano di investimenti che ribalterà completamente la città. Nel giro di alcuni anni il volto di Silvi cambierà, ne è certa l'amministrazione comunale che a fine maggio ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024. La spesa in conto capitale per il 2022 è di oltre 10 milioni di euro e salirà a 31 milioni nel 2023. In particolare la Giunta avrebbe a disposizione quasi 14 milioni per la rigenerazione urbana e il PINQUA, il programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare. Consiste in un piano ministeriale volto alla realizzazione di nuovi alloggi popolari e alla riqualificazione di quelli esistenti e delle aree degradate, puntando sulla sostenibilità ambientale. Inoltre sono attesi ulteriori fondi del PNRR. Mercoledì intanto il Consiglio Comunale dovrà approvare il bilancio consuntivo. Abbiamo recuperato il disavanzo, ha commentato il sindaco Scordella. E anche lì le notizie che abbiamo dai dati sono che comunque abbiamo recuperato un disavanzo importante, perché siamo partiti da 9 milioni di disavanzo, siamo arrivati a quasi 700 mila euro, dunque recuperati 8 milioni di più. E veramente questa amministrazione ha fatto un grande lavoro. Questo è il primo bilancio post-Covid, infatti i comuni non hanno più entrate statali straordinarie per la pandemia. Gli enti chiedono però interventi del governo per contrastare il rincaro dei costi delle materie prime dovuto alla guerra in Ucraina. Tutti i comuni sono andati in difficoltà con l'approvazione del bilancio di previsione, anche per il fatto del conflitto bellico, con gli aumenti dei prezzi, i contratti pubblici collettivi che si sono sbloccati e dunque ci hanno comunque comportato un aumento di spesa sul fabbisogno del personale, perciò sappiamo che i comuni sono in difficoltà proprio nella programmazione futura, anche perché i costi di energia elettrica e altre materie prime hanno comportato appunto questa situazione critica. Proseguiamo il nostro viaggio per conoscere i candidati sindaci per le prossime amministrative del 12 giugno per le elezioni all'Aquila. Partecipa anche Simone Volpe, la cui candidatura è arrivata in extremis, responsabile del personale in alcune aziende. Volpe è sostenuta dalla lista Libera Aquila, ascoltiamola. Mi sono resa conto e con il gruppo di lavoro ci siamo resi conto che nell'arco di questi anni, dal terremoto in poi, con l'emergenza Covid, con l'emergenza sanitaria, adesso con l'emergenza economica, la città è in parte ricostruita, il territorio circostante, abbiamo edifici belli, ma manca l'anima della città, quindi crediamo fortemente nella ricostruzione del tessuto sociale e culturale della città, è su questo che vogliamo investire e si deve partire dalla formazione, dalla scuola e da tutti i cicli di vita. Sicuramente è fondamentale l'aiuto economico, ma non dimentichiamoci che per la ricostruzione del tessuto sociale e culturale serve l'aiuto della cittadinanza intera, quindi secondo me dobbiamo riscoprire le competenze di ciascuno, non solo competenze tecniche, competenze vecchie e nuove, da saper coltivare un orto a saper trasmettere a un giovane un senso della vita. Quindi secondo me dobbiamo riscoprire, rigenerare il senso di comunità che è andato perduto. Dobbiamo analizzare perché le persone vanno via da questa città, riportarle, ricostruire delle opportunità per tutti. E, sempre tornando alle competenze, un'altra problematica è proprio la riconversione delle competenze che non c'è in città. Quindi persone, io mi confronto tutti i giorni, no, nel mondo del lavoro, con colloqui di lavoro, con esperienze di vita di manager o imprenditori, quello che noto è che non c'è un collegamento tra domanda e offerta. Chiaramente è un momento storico economico che in Italia stiamo soffrendo tutti, anche all'estero, quindi non dico nulla di nuovo, però dobbiamo partire dalla comunità. È mancata proprio la volontà politica di far riemergere la città dell'Aquila e di far riprendere quel ruolo di capoluogo di regione. In tutti i casi l'Aquila ha delle potenzialità enormi, da essere una città di scienza e conoscenza a essere una città turistica, una meta turistica, ma insomma abbiamo Gran Sasso, abbiamo delle bellezze naturalistiche, abbiamo i borghi, quindi ricostruire un territorio attraverso un collegamento, attraverso una comunità diffusa anche nei borghi è fondamentale per ripartire.
Attrazioni del Luna Park gratis alla festa della Madonna dei Sette Dolori di Pescara, domani dalle 10 alle 13 per i bambini delle famiglie meno abbienti della città e per i ragazzi assistiti al Donorione e anche per i bimbi delle famiglie ucraine che sono arrivate nel capoluogo adriatico. L'iniziativa è stata promossa dal consigliere Pignoli. Questo è un gesto che si ripete ormai da sempre con Adam perché ovviamente loro sono anche sensibili rispetto a queste tematiche di carattere sociale. Ne parlavo proprio con lui l'altra sera, ci sono persone, bambini, figli di imprenditori che si possono permettere di stare sulle giostre decine e decine e decine di giri e quant'altro. Ci sono invece bambini di famiglie che non è che non arrivano a fine mese, che non ce la fanno proprio e che sono i cui genitori sono costretti a dire bugie ai propri figli per non farli uscire di casa, per non farli andare a Luna Park. La festa della Madonna dei Sette Dolori è una festa di popolo, è una festa di socializzazione, quindi il consigliere Pignoli bene ha fatto con questa iniziativa di solidarietà, di generosità nei confronti dei ragazzi ucraini che sono qui a Pescara e che stanno soffrendo purtroppo le conseguenze di una guerra drammatica. È un bel gesto, il Comune di Pescara è sempre pronto ad aderire a tutte le iniziative che riguardano la solidarietà, perché io dico che la solidarietà muove il mondo, lo abbiamo visto in questi due anni di pandemia, in questi mesi di guerra, le attività di volontariato, le associazioni si sono messe tutte a disposizione per alleviare le sofferenze delle persone che avevano un disagio sociale, un disagio sanitario e adesso c'è questa emergenza umanitaria e noi non ci facciamo trovare impreparati. Domani apriamo l'intero Luna Park gratuito per tutti questi bambini, la mattinata dalle 10 fino all'una di mattina. Vi aspettate ovviamente una larga partecipazione? Sì, speriamo. È stato sempre così, speriamo che si ripete. Io vorrei ringraziare il Comune di Pescara, in particolare il Sindaco e il Signor Pignoli per questa opportunità, per questa solidarietà a fronte del nostro popolo. E voi non vi immaginate che emozioni ieri ho sentito tra il telefono e anche così di persona, dai bambini ucraini quando hanno sentito che loro hanno possibilità di divertirsi gratis sulle giostre, perché ci sono i bambini che forse non ci sono stati mai non hanno avuto opportunità e i ragazzi sono molto impazienti per la giornata di domani e io ringrazio tutti coloro che si sono alleati a questa proposta e grazie. L'ingegnere teramano Vincenzo Di Nicola è stato il promotore della nascita dell'associazione Cogita, tesa a diffondere la cultura informatica e digitale tra i più giovani. Ha lavorato nella Silicon Valley, ha fondato Conio, fra le prime start-up a occuparsi di Bitcoin e blockchain, e oggi guida la transizione digitale nell'INPS. Vincenzo Di Nicola, con il suo staff composto da giovani che con lui si sono formati, porta una nuova opportunità nella sua Teramo e stamani ha presentato in provincia, ente che ne supporta l'attività, l'associazione no profit Cogita, che promuoverà la cultura dell'informatica moderna con un approccio innovativo che deve far tirar fuori quel talento che spesso resta inespresso anche per mancanza di autostima. A Teramo, ma in Italia in generale, i ragazzi pensano di essere inadeguati, più scarsi, in brutto a dire, di avere poca bravura rispetto al resto del mondo, quando in realtà non è così. Io ho vissuto in America, in Silicon Valley, ho vissuto anche in Cina, sono teramano e posso dire che i ragazzi giovani dai 16 ai 19 anni sono più bravi dei loro coetanei americani, soltanto che questa mancanza di autostima è un freno, a quel punto loro non prendono rischi, pensano di non essere capaci e a quel punto il loro potenziale diventa inespresso. Oggi diamo il via all'associazione e poi a settembre-ottobre iniziamo i primi corsi online in presenza per formare i ragazzi di oggi. L'obiettivo è di formare specialmente i ragazzi dei 16 ai 25 anni, quelli che hanno maggiore creatività. Ovviamente non è soltanto limitato ai ragazzi dei 16 ai 25, è aperto a tutti, però
il nostro target è quella fascia d'età, perché sono i giovani di oggi che saranno il nostro futuro, sono le persone che costruiranno l'Italia del domani. Negli anni ho conosciuto tantissimi ragazzi bravi, forti, che poi alcuni sono diventati ricercatori, altri sono diventati professionisti all'estero, e adesso è il loro turno di poter ripagare questo debito di conoscenza, non verso di me, ma verso le nuove generazioni. Questi ragazzi che hanno dei 22 e 26 anni oggi, che insegneranno ai nuovi ragazzi, alle nuove generazioni, per diventare professionisti del domani. Torna alla festa di San Sopito a Loreto Prutino, questa volta meno condizionata dai risvolti della pandemia. Quelle di domani e lunedì saranno le due giornate più intense e ricche di eventi, tra cui l'inginocchiamento del bue. Anche quest'anno, come ormai da 20 anni a questa parte, riproponiamo il bue di San Sopito. Quest'anno dovremo riprendere alla grande. Abbiamo questo nuovo bue che ha iniziato il suo debutto proprio con la pandemia, nei due anni di pandemia. Per lui quest'anno sarà il terzo anno. A questo nuovo bue abbiamo posto il nome di Galante del Belvedere. E riprenderemo quest'anno questa nostra festa. Come già da diversi anni ormai allestiremo il bue presso la chiesa di Santa Maria in Piano, e da lì verso intorno alle 9, diciamo, con al seguito i cavalli dei vetturali, ci avvieremo verso la piazza Garibaldi. Entreremo nel centro storico, faremo la chiesa di Sant'Antonio, dopodiché la chiesa di San Biagio, poi via Montelauro per portarlo sotto l'arco di San Sopito, e la chiesa di San Pietro, dove il parroco Don Cesare darà la sua benedizione. Questo riguarda la giornata di domenica. Il lunedì invece partiremo da Rione Cappuccini, scenderemo in piazza verso le 6:30, 18:30, scenderemo in piazza e aspetteremo che arrivi la processione del santo. Ci accoderemo alla processione e lo accompagneremo fin davanti alla chiesa, dove di nuovo il bue sarà benedetto da Don Cesare. Sono 5 i bambini che quest'anno andranno sul bue, come ormai da diversi anni abbiamo portato questa innovazione. La pagina dello sport, il calcio di Serie C per gli ingressi in società, c'è ancora da attendere alcuni giorni in Casa Pescara, e la risposta definitiva entro metà mese. Fa sapere il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che abbiamo sollecitato anche sul Toto Allenatori. Vediamo allora le sue dichiarazioni. Ho detto già che i tempi non sono ancora maturi, ci vorranno ancora dei giorni, e quando ci saranno queste conclusioni saprete chi sarà il direttore, chi sarà l'allenatore, chi saranno i giocatori. E allora, proprio per fare chiarezza, allora, si può parlare di un'imminente cessione di una parte delle quote, perché si è detto di questo 30-35% che sarà ceduto, e successivamente l'annuncio del direttore dell'Icarri? La mia idea, lo sapete tutti, era quella di trovare un interlocutore che comprasse tutta la società, cioè, o perlomeno le mie quote di maggioranza. Se così non sarà, sarà magari nell'altra forma, quello che dicevi tu, va bene uguale per un periodo, ma sicuramente saranno persone che condivideranno un progetto, che decideranno insieme a me per questo periodo le cose da fare, e quindi è giusto ed è anche corretto aspettarli per capire, dentro una data che io chiaramente ho dato, che non può andare sicuramente oltre la metà di questo mese, chi sarà il nostro partner, e quindi a quel punto puoi decidere. Come ho detto a qualche tuo collega, dell'Icarri è forse uno dei pochi che in questi anni, nonostante fosse fuori dal calcio italiano, mi ha dato una mano per cercare di trovare delle soluzioni su possibilità di vendita della società. Sicuramente non sarà un problema dell'Icarri. Per quanto riguarda l'allenatore, è tutto in alto mare. Guidi si è sistemato a Roma, manca l'ufficialità, ma si è sistemato.
sono contento per lui. Lo dico, esce un candidato che era autorevole. Sì, sì, ma secondo me Guidi è un buon allenatore alla pari di quelli, dei nomi che sento. Al momento noi non abbiamo parlato con queste persone, per cui ci parleremo quando qualcun altro insieme a me deciderà l'elenco delle persone da interpellare. Ma Zeman è in ascesa come quotazioni, perché lei lunedì ha detto: se dipendesse da me, visto che contano anche i rapporti personali, io direi di no. La presenza magari eventuale di Dell' Icardi potrebbe far salire le chance di Zeman? Ma ve lo ripeto, se dipende da me no. Ok, invece le faccio flash altri nomi: Caneo, Cudini, è uscito fuori anche il nome di Colombo, che però pare non essere stato interpellato. Sapete più voi che io. No, sono gli allenatori che sono liberi, quindi è giusto che escano i loro nomi, però al momento non c'è nulla su questa cosa. Una tempistica sulla definizione dello staff tecnico la possiamo dare, se non ancora per la definizione societaria? Dopo metà giugno. C'è attesa per l'assemblea dei soci di lunedì, in cui dovrebbero venire fuori indicazioni sul futuro del Diavolo. Intanto questa mattina il primo cittadino, Gianguido D'Alberto, ha incontrato una delegazione di tifosi preoccupati per la possibile non iscrizione della squadra al campionato di Serie C. Sindaco, un incontro con una delegazione di tifosi questa mattina qui in municipio sulla situazione del Teramo Calcio. Qual è attualmente lo stato dell'arte? Sì, un incontro, un confronto, insomma, che nasce da un'esigenza di conoscere appunto la situazione, l'evoluzione della situazione anche in vista dell'assemblea di lunedì. Ovviamente, insomma, non ho potuto far altro che ribadire e rappresentare quanto già detto pubblicamente in merito alla vicenda, una vicenda ovviamente complessa, lo sappiamo tutti, secretata perché ovviamente gestita all'interno di una procedura di sequestro. L'obiettivo assolutamente che si possa arrivare prima possibile a una proposta concreta, ad un progetto che consenta l'iscrizione. I tifosi hanno chiesto qualcosa in particolare a lei come sindaco? Ma sono le domande che ci poniamo tutti in realtà, chiarimenti, informazioni su quella che è la situazione. Fin dall'inizio, nel rispetto istituzionale dell'attività dell'amministrazione giudiziaria, non ho fatto altro che ribadire quanto pubblicamente, in modo trasparente, faccio dall'inizio. Ripeto, chi deve fare proposte, progetti per l'iscrizione, le faccia subito, perché ovviamente il tempo sta per scadere. E lunedì è decisiva, non si può andare oltre poi, giusto? Lunedì è un passaggio importante, chiaramente potrebbe essere decisivo, ma insomma vediamo, è comunque un passaggio importante, perché un'assemblea dei soci che farà il punto su quello che è lo stato dell'attività fino adesso, ovviamente con delle scadenze e dei tempi che sono molto, molto stringenti, quindi necessario assolutamente intervenire subito chi può e chi deve per salvare la Teramo Calcio. Giornate di apprensione anche per la Chieti calcistica, dopo l'annunciata volontà da parte del presidente Antonio Mergiotti e del patron Giulio Trevisan di mettere in vendita la società, è scesa in campo anche l'amministrazione comunale per cercare di garantire continuità, magari ancora in Serie D. Nell'anno del centenario una nuova brutta pagina di sport potrebbe abbattersi sulla città di Chieti. È durata infatti un paio d'ore la gioia per la salvezza conquistata all'ultima giornata. Il tempo di ascoltare le parole del presidente Antonio Mergiotti al triplice fischio della sfida di Recanati. Dichiarazioni che hanno fatto infuriare e non poco la tifoseria teatina. Il distaccamento tra le parti è sembrato subito insanabile, tant'è che alcuni giorni dopo Mergiotti e il patron Giulio Trevisan hanno deciso ufficialmente di mettere in vendita la società. Nel breve comunicato i due soci hanno dato come termine ultimo quello del 6 luglio al fine di consentire alla nuova proprietà di ottemperare a tutte le scadenze federali. Decorso infruttuosamente il termine indicato, prosegue la nota, gli attuali soci porranno in essere le iniziative conseguenziali alla volontà reiteratamente espressa dalla tifoseria organizzata e finalizzata al loro integrale disimpegno rispetto alla gestione della Chieti Calcio 1922. Un primo interessamento al club c'era già stato prima
della delicata sfida del Tubaldi, quando l'attuale presidente della Chieti Basket, Gabriele Marchesani, era uscito allo scoperto dichiarando la sua volontà a rilevare le quote. Per ovvi motivi, ora la situazione è congelata. Per evitare un nuovo dramma sportivo, ora scende in campo anche l'amministrazione comunale, come conferma l'assessore allo sport Manuel Pantalone. Noi, pur non avendo una responsabilità diretta, come amministrazione avvertiamo un senso di responsabilità nei confronti di una continuità sportiva della nostra squadra di calcio cittadina, peraltro in un anno importante come quello del centenario, e chiaramente il nostro impegno può ed è senz'altro quello di cercare di fare in modo che ci sia un interesse forte attorno alla squadra della città, affinché questa possa avere una continuità, ripeto, assolutamente necessaria e da ricercare in ogni modo. Termina qui questa edizione del TG6, l'informazione tornerà questa sera alle ore 19. Grazie per averci seguito e buon proseguimento.